Nagragas che ha cancellato la brutta partita della scorsa settimana, mercoledì scorso, un 4-0 all'Locri. Quest'oggi abbiamo visto un Nagragas che è tornato alla vittoria in maniera importante. Sì, diciamo che non eravamo brocchi mercoledì, non siamo fenomeni oggi. Quella di mercoledì purtroppo è stata una gara nata male, finita peggio, una prestazione negativa, ci può stare, penso, nell'arco del campionato, non in quelle dimensioni, però oggi penso che la squadra ha dimostrato di essere un grande gruppo. Io sono fiero di questi ragazzi, del mio staff tecnico, uno staff tecnico importante. Ha ricompattato il gruppo, avevamo solo 3 giorni per poter smaltire la grande delusione e penso che oggi abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo giocata per come si doveva giocare, stando ordinati in campo, soffrendo quanto c'era da soffrire e creando tanto davanti alla porta avversaria. L'Akragas dei giovani, direttore, vince e convince. L'Akragas dei giovani vince e convince. Oggi noi avevamo 7 assenze, abbiamo fatto esordire il nostro gioiellino nel 2006 di Stefano. Lo stiamo facendo, come si suol dire, maturare piano piano. Oggi era toccata a lui, ha avuto un infortunio, speriamo non sia nulla di grave. Purtroppo con il 2005-2006 quest'anno abbiamo una sfortuna incredibile. Speriamo che si tratti solo di una botta. Mi preme ringraziare la curva che è sempre con noi. Sono veramente, ti fanno emozionare, ti fanno sentire il loro calore. Ne avevamo 5 a Locri, sappiamo i sacrifici che hanno fatto per venire a Locri e noi dedichiamo questa gara, questa vittoria alla curva. Due giovani grandi protagonisti, Di Mauro, terzo gol in campionato, oggi un gol meraviglioso, e poi Sorrentino che ha blindato la vittoria dell'Akragas nel Sì, finale. Sorrentino, altro under. Sorrentino nell'ultimo minuto ha fatto 2 miracoli. Voglio anche fare i complimenti alla San Cataldese. Ho visto una squadra ben messa in campo, che corre tantissimo. Negli ultimi minuti ci ha messo in difficoltà. Però noi, quanto c'è da chiudere le gare, dobbiamo chiudere. Abbiamo fatto 4 palle gol sul 2-0, direi clamorose. Poi paghi perché un gol rimetti in discussione una gara che penso che comunque abbiamo strameritato di vincere. Oggi l'Akragas è quinta in classifica, una neopromossa, cioè la società se l'aspettava questo risultato ottimo. Ma guarda, noi ti dico una cosa, per me, per il gruppo, per la società, siamo a meno 22 dall'obiettivo. Abbiamo 18 punti, penso che a 40 sia la quota, dato che si è ritirato il Lamezia. Sì, ce l'aspettavamo, ma non per essere presuntuosi, perché sappiamo il gruppo che abbiamo creato, sappiamo il grande lavoro che c'è dietro, sia del gruppo che della società, perciò oggi siamo contenti di questo percorso. Perché per le altre squadre è difficile vincere al Seneto, direttore? Per le altre squadre è difficile vincere all'Esseneto perché noi all'Esseneto abbiamo il famoso 12° uomo in campo e poi il nostro gruppo squadra in casa, tolte le 2 partite di Vibonese e Trapani, che sappiamo tutti in che maniera siamo usciti sconfitti, per noi è il nostro fortino.